È stata consegnata questa mattina dal sindaco Luigi De Magistris e dall'assessore alla cultura Nino Daniele una targa con la medaglia della città di Napoli al maestro Armando De Stefano in occasione del suo 90° compleanno. La città di Napoli al maestro Armando De Stefano, in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per la sua immensa arte che ha contribuito fortemente all'affermazione e valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città, e quale affettuoso augurio per il suo recente 90° compleanno. Napoli, 28 dicembre 2016. Armando De Stefano, pittore napoletano di grande fama, ha iniziato la sua carriera artistica all'età di 15 anni, disegnando personaggi famosi di colonnelli e militari americani. Alla fine degli anni 40 è stato tra i fondatori del Gruppo Sud, espressione di una pittura realistico-sociale. Ha partecipato alla Biennale di Venezia ed ha esposto in numerose città nazionali e internazionali. Napoli, che è una grande città culturale, come già detto il nostro sito, io ho l'impressione che ci sia un'incertezza. Gli operatori sono un po' confusi, c'è un'estereofilia e un avanguardismo a buon prezzo che diventa solo speculazione. Ora, a un certo punto, i napoletani, i pittori soprattutto, cioè, devono capire di vivere una grande città, di vivere una città che è una grande tradizione mediterranea, per cui non c'è una cultura che possa sostituire o migliorare. Napoli certamente bisogna conoscerla, bisogna viverla. Io potevo andare in qualsiasi parte del mondo, io ho preferito stare a Napoli perché ho detto i volti che incontro per la strada non li troverò in nessuna parte del mondo, e quindi i miei quadri sono uno specchio di questa mia aspirazione. A maggio avremo una grande mostra dedicata al maestro De Stefano, al PAN, che sarà curata da Mimma Sardella. È una riproposizione in quell'occasione della vita intera di un grande maestro che vorrei ricordare, che ha le sue opere in tutto il mondo, dal Museo Puskin a New York, a Chicago e in tante altre parti del mondo. Ma come ha voluto ricordare anche stamattina, lui si è sempre definito un pittore napoletano, e quindi per noi oggi è anche una grande giornata di orgoglio napoletano. E ancora una volta riproponiamo e riaffermiamo un dato che mi sembra incontestabile, che tra le avanguardie artistiche del Novecento gli artisti napoletani hanno svolto un ruolo importante e fondamentale, benché in condizioni ovviamente difficili da ogni punto di vista, però hanno portato un contributo straordinario, un apporto originale e unico di esplorazione dei linguaggi del contemporaneo, perché forti di una grande storia culturale.